Come tradizione, l'8 dicembre a Tolentino si accende l'albero di Natale. Nel cielo stellato di Piazza della Libertà, questo bellissimo abete con 1000 lucine per aprire il periodo più festivo dell'anno. E sempre come la tradizione vuole, ci sono state le esibizioni dei cori delle scuole cittadine, l'Istituto Comprensivo Don Bosco e l'Istituto Comprensivo Lucatelli. Un pomeriggio veramente bello, con l'accensione dell'albero siamo entrati nel vivo di queste festività. Abbiamo voluto chiamare questo cartellone che abbiamo realizzato per il Natale, Tolentino Destinazione Natale, perché ci sono tutta una serie di eventi che coinvolgeranno tutta la città, un Natale in città, per la città e per tutti, con protagonisti soprattutto i bambini. Il grazie va naturalmente a tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare questo magnifico cartellone di eventi, quindi il grazie non solo a tutta la struttura comunale, ma anche alle tante associazioni, agli istituti scolastici, ai comitati di quartiere che si sono resi e si renderanno protagonisti di tanti eventi in città, dei commercianti e dei nostri sponsor, tra i quali anche la SSM che ci aiuta dando i parcheggi gratuiti, una cosa molto importante, i sabato pomeriggio. Un Natale che per noi vuole questo meraviglioso cielo stellato, queste luci sono sicuramente un segno e un simbolo di serenità e di pace, e quindi vogliamo augurare a tutti i cittadini di Tolentino di trascorrere veramente in serenità con gli affetti più cari queste festività. Tanti auguri a tutti. Tolentino al centro, a partire dal titolo, dallo slogan di questo Natale, che è appunto Tolentino, destinazione Natale, una città ricostruzione, una città che ha vissuto e vivrà un periodo sicuramente complesso, lo sappiamo tutti, ma Tolentino è viva, dalle illuminazioni alle grandi collaborazioni dei commercianti, del centro storico, delle associazioni, dei comitati di quartiere, è pronta per accogliere tutti coloro che verranno a visitare e a scoprire la nostra città in questi mesi, prima del Natale ed anche successivamente fino alla Befana, perché le attività sono veramente tante, e ci tengo solo a rimarcare quella che è, diciamo, la parte più, il culmine, la stella delle tante cose che ci sono, che è l'inaugurazione il 21 dicembre della mostra della Biennale dell'Umorismo, fiore all'occhiello e storica manifestazione di Tolentino. C'è anche una panchina per fare il selfie con tutta la famiglia qui davanti l'albero, quindi un luogo che sicuramente sarà gettonatissimo per queste feste. Assolutamente, abbiamo fatto adesso la prova ufficiale con tutti i colleghi di giunta. Io vorrei veramente augurare ai nostri concittadini un sereno Natale, e malgrado tutte le difficoltà che stiamo incontrando, penso che siamo riusciti con poco a rendere questa piazza, questo paese, anche con i tanti cantieri che ci sono, ma renderlo natalizio. E c'è bisogno di serenità, di bellezza e di luce, quindi mi auguro che con tutti i colleghi noi siamo riusciti a dare questo messaggio importante a tutti i tolentinati, quindi auguri a tutti. Praticamente un evento al giorno per tutto il periodo natalizio sino al 7 gennaio, tanti eventi per appunto accogliere non solo i cittadini di Tolentino ma anche le persone che arrivano da fuori, il tutto grazie anche alla collaborazione delle attività economiche. Assolutamente Luca, intanto grazie alla partecipazione della città. Oggi abbiamo dato il via un po' a quello che è la tradizione dell'8 dicembre con l'accensione dell'albero, un programma veramente ricchissimo di eventi, un programma che abbiamo sviluppato grazie alla collaborazione dei commercianti, delle tante associazioni, un po' della città intera. Speriamo che sia un Natale di pace e serenità per tutti, questo è l'augurio più grande. Buon Natale a tutti!